crudeline, benvenute in questo nuovo video. Mi rivolgo a voi perché oggi faccio un video dove vi faccio vedere come utilizzare le cose che ho comprato per fare le nail art o comunque le unghie con lo smalto gel, con i water decalc e un po' di cose, insomma quello che mi viene in mente con le cose che ho comprato appunto da AliExpress. Vi ho fatto un video di haul dove vi facevo vedere tutte le cose che mi erano arrivate appunto per le nail art, e quindi per la prima volta oggi uso la lampada LED che vi ho fatto vedere e vedo un po' se utilizzare water decalc o degli smalti che ho preso sempre da AliExpress. Questi non ve li ho fatti vedere, dovrebbero cambiare colore in base alla temperatura. Questo dovrebbe andare dal viola al grigio, sì, ce la posso fare, dal viola al grigio, oppure questo dal blu al bianco, in base alla temperatura della vostra mano. Non li ho mai provati. Io comunque, prima di mettere questi smalti o comunque qualsiasi roba cinese, preferisco fare una base con degli smalti più sicuri. E quindi voglio fare una manicure col semi permanente. Utilizzo questi qua della Minai, che c'ha appunto il primer e la base finish che si usa sia prima che dopo per sigillare. E poi ho fatto tutta una pulizia dell'unghia con i prodotti dell'Undead, perché ho provato, avevo tempo fa, avevo fatto anche la ricostruzione con i gel dell'Undead. Quindi io procederei col farvi vedere cosa combino. Allora, è da un po' che non faccio nulla alle unghie, e quindi ho rimosso tutte le cuticole e ho fatto insomma una pulizia, e prima di passare ai prodotti ho spruzzato questo prodotto qua dell'Undead, che serve per igienizzare e sanificare l'unghia. Poi ho grattato ho ripulito l'unghia, ho tolto le cuticole, ho utilizzato questo prodotto per scioglierlo, sempre dell'Undead, che si chiama Cuticle Remover. E poi, come sempre, insomma, non ve lo sto qua a vedere, se no il video diventa lunghissimo. E poi ho sgrassato con il clean off, sempre dell'Undead. Faccio il primo strato con il primer. E catalizzo le unghie in lampada 30 secondi. Ho la lampada LED, quella l'ho presa appunto su AliExpress, è la prima volta che la uso, e quindi vi so dire come funziona. Vi faccio vedere se l'avete presa anche voi, questa qua. L'ho fatta così. Praticamente, iniziamo a far così. Quando si accende subito la luce e lampeggia. Se volete cambiare i secondi, tenete premuto, premete una volta sola. Così sta acceso 10 secondi, così 30, così 60 e così 300. Se volete spegnerla, tenete premuto il bottone. Quindi passiamo col fare i miei 30 secondi. Ok, 30 secondi passati, passo a fare tutte le altre unghie. Ho messo la base su tutte le unghie ed ora, scusate, ho messo il primer su tutte le unghie e adesso vado a mettere la base. Questa qui, io preferisco mettere prima il pollice e catalizzare la lampada e poi fare le altre unghie e farle tutte insieme, le altre quattro, in modo che appunto non storto la mano e il gel non cola. Ok, e procedo così su tutte le unghie.
Ok, questo è il risultato. Adesso, se voglio mettere il colore, questo qua, quello che vi ho fatto vedere prima, questo qua, bicolor, passo direttamente a stenderlo, altrimenti bisogna sgrassare e utilizzare gli sticker. Opterei per gli sticker in modo che vi faccio vedere come utilizzare gli altri. Tutte le altre cose in sostanza. Quindi passo a sgrassare il tutto, altrimenti non si incolla niente. E poi procediamo con gli sticker. Allora, ho deciso di fare una French bianca e per farla mi aiuterò con questi sticker. Adesso vedo se utilizzare questi o questi che hanno una curva un po' più profonda. Anche questi li ho presi su AliExpress. Io, se vi interessano tutti questi prodotti che utilizzo, vi lascio il link delle cose nell'info box e vi lascio anche il link dell'haul di tutti questi materiali, così sicuramente trovate tutti i link, ovviamente. E quindi io passerei con applicare gli sticker. Questa è un'unghia particolarmente corta, quindi ho deciso di non andare troppo in giù e di usare uno sticker più dritto. Vi consiglio di fare un segno a metà, più o meno, in modo che vi sapete regolare su qual è la metà quando andate ad applicarlo sull'unghia. Ok, procedo così per tutte le unghie. Sticker applicati a tutte le unghie. Adesso utilizzo un gel bianco. Io ho questo dell'Undead per la ricostruzione, ma se voi avete qualsiasi smalto bianco a gel va bene, altrimenti potete farlo anche con lo smalto normale. Con lo smalto normale fate tutto il procedimento, invece di usare il semipermanente usate la base, poi usate i vostri smalti, il vostro bianco e fate asciugare normalmente. Non c'è bisogno per forza del gel. Un po' perché ne ho messo troppo. Così. Poi togliamo lo sticker. Ripulisco il bordo. E lo metto in lampada. È molto molto più semplice che stare lì con il pennellino, soprattutto se non lo avete o se non avete tanta manualità. Io per la seconda unghia che sto facendo mi devo dire che mi trovo bene. Adesso vado avanti per tutte le unghie con lo stesso procedimento. Allora, questa è la mano terminata col French. Mi piace molto questo gel perché appunto il bianco non è proprio un bianco opaco, ma sembra proprio il colore naturale dell'unghia. A questo punto, siccome dopo andrò ad attaccarci i Water Day Calc, passo a sgrassare le unghie. Se invece non dovete attaccare niente, passate direttamente il sigillante senza sgrassare, almeno durano anche di più. Comunque io ora le sgrasso tutte, procedo con il fare anche l'altra mano, prima e dopo, con il fare anche l'altra mano e poi passiamo alla decorazione.
Questo lo mettiamo sull'anulare, passati 30 secondi, lo spostiamo un po', facciamo così così evitiamo di prenderlo in mano e lo posiziono sull'anulare. E ne metto uno anche sul medio. Questo qui. Anche questi sono set che ti arrivano a random, quindi non lo so se vi può capitare questo, però a volte ci sono anche i foglietti separati. E mi sembra di averli anche presi uno fatto così, solo così. Ovviamente quelli a random costano meno e quelli che si può scegliere costano di più. Questo vediamo se si stacca, ecco qua. Facciamo così. Così. E lo andiamo a posizionare sull'unghia. Se non si piegava era meglio. Devo stare attenta perché prima è andata storto. Così. Questo è venuto molto meglio. Ok, per un tocco un po' più ci attacco un brillantino, ce l'attacco qui. Ho questa serie di glitter, li ho trovati dai cinesi qua vicino a casa, vicino a casa. Sono olissi. Comunque ce li hanno anche su AliExpress o con i vari disegnini. Un glitterino azzurro. Allora, uso sempre il semipermanente. Uso il mio base finish. Ci metto un tocchino. Un puntino di semipermanente sull'unghia e ora vado ad incollare il mio strass. Così lo metto sopra e lo fisso in lampada. E questo è il risultato. Faccio lo stesso qui e glielo metterò qua, visto che guarda verso l'alto, così sembra che vede lo strassino. Quindi un goccettino di semipermanente, appena appena. E poi vado a mettere il mio strass. Così. E lo fisso in lampada. Ultimo passaggio, metto su tutte le unghie uno strato di base finish o comunque il vostro sigillante e così e poi catalizzo tutta la lampada, sgrasso ed è finita. E poi procedo con l'altra mano. Questa è la nail art terminata. E l'applicazione del semipermanente. Io vi ricordo che sono solo una autodidatta, quindi lo faccio in casa, lo faccio a me e basta. E spero di aver fatto tutti i passaggi giusti. Spero che questo video vi sia piaciuto.
Spero che avete imparato un po' a come si usano queste cavolate cinesi, water decal, eccetera. La lampada LED funziona benissimo. Ho fatto in frettissima e quindi molto 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 soddisfatta dell'acquisto. I set di gel che vi dicevo prima, che ho preso su eBay, sono questi. Sono questi qua, arrivano in questa scatola e sono dei microgellini fatti così. In tutto sono 12, 24, 36, sono 36 in ogni scatola. Io poi sopra ci ho fatto una prova del colore in modo che così ogni volta non devo aprirli. E sono molto molto carini da fare appunto tutte le decorazioni varie. Non mi sono arrivati dei grandoppioni, anzi sono molto, anche se tipo ci sono due azzurri, non sono mai identici, quindi molto bene, molto molto buono. Questa è la versione con i glitter e ho preso, come vi dicevo, anche la versione a tinta unita. Il prezzo mi sembra che costi 20 euro o 15, qualcosa così, e ve ne arrivano in questi barattolini da 5 ml, mi sembra, sono piccolini, sono proprio piccoli. Questo è dell'Undead da, aspettate, questo è da 30 ml, questo dovrebbe essere da 5. Ok, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere se ne volete vedere altri sempre di nail art, sempre con oggettini vari che si possono comprare su AliExpress, se volete vedere come funzionano questi qua. Ho trovato anche le spugnettine per fare le nail art, ho trovato un sacco di roba, c'ho altri water decal, un sacco di water decal e un sacco di sticker. Ecco, la cosa bella, poi vi lascio perdere, vi lascio andare. Sono appunto questi sticker, mi sono trovata molto bene. Si fa in frettissima a fare la French. Ci sono di varie forme, come vi ho fatto vedere nell'haul. E quindi fatemi sapere se anche voi li utilizzate, se vi trovate bene, se vi è piaciuta la mia nail art. E con questo è tutto. Iscrivetevi al canale. Ciao ciao, al prossimo video!